Non so quale sia la chiave del successo, perché se lo sapessi sarei già super famoso e sarei un divo ad Hollywood. Però secondo me è il fatto di restare sempre se stessi e dimostrare nei video come si è nella realtà e soprattutto creare un rapporto con i ragazzi e le ragazze che ti seguono. Ecco, i ragazzi che ti seguono, di solito i tuoi fans, diciamo così, che cosa ti chiedono sul tuo sito, sul tuo blog? Mi chiedono tantissime cose, passano dalle domande personali a domande professionali, qualsiasi cosa. Molto spesso mi ringraziano dicendomi grazie Leo perché mi hai fatto fare un sorriso magari in una giornata no. Quindi diciamo il fatto di poter essere un sorriso per le persone è un gran sollievo, anche se tutti quanti abbiamo una giornata no, preferirei che le persone non l'avessero una giornata no. Però c'è De Carli che mi fa fare due risate. Quindi. Ecco, sono domande che di solito ti poni anche tu nella tua vita personale? Ma assolutamente sì, capita, come ho detto prima, capita a tutti quanti di avere una giornata no e bisogna sempre trovare comunque qualcosa o qualcuno che ci faccia distrarre un attimino, che magari ci faccia capire, dai, facciamoci una risata che è meglio. Qui parlerai di un film di spionaggio come Kingsman, quali sono gli elementi di Kingsman che cercherai di mettere in risalto? Allora, io del film ho messo molto in risalto la metafora, che è quella appunto dell'essere sempre un gentleman e non soltanto quando si indossano i vestiti formali. Poi ho avuto l'onore di intervistare il protagonista, Taron Egerton, e ho toccato con mano, niente del protagonista, ma gli oggetti, i gadget che hanno utilizzato per il film, quindi le armi, le granate, le penne per uccidere le persone e l'ombrello. L'ombrello è veramente una gran figata, comodo a Milano e nelle città dove piove sempre, c'è qualcuno che rompe le palle e spari in fronte. Qual è il tuo rapporto con il cinema e con i film di spionaggio in generale? Allora, sono super appassionato dei film d'azione e mi piacerebbe tantissimo farne uno, infatti oggi mi sento molto, molto protagonista della situazione, molto personaggio. E adoro il cinema, non vado molto spesso al cinema ma adoro vedere i film a casa e molto spesso in streaming, non so se posso dirlo, non li scarico ma lo guardo in streaming, però adoro, sì, adoro qualsiasi genere di film, un po' di meno gli horror perché sono un cagasotto. E quale sarà la carriera, diciamo, che tu vorresti seguire? Beh, per uno che ha studiato un bel po' di anni recitazione, mi piacerebbe tantissimo recitare, fare un film, come un po' quello che sta succedendo stanno con Game Therapy che uscirà ad ottobre. Che fai in questo film? Faccio, interpreto il fratello maggiore di uno dei protagonisti, il fratello che fa yoga, insegnante di yoga in India, molto tranquillo. Il film è d'azione, io ho fatto tutte le scene dove tutto c'è tranne che l'azione. Che peccato però, eh? Oh, che rosicata più che altro, mamma mia. E chi fa le scene d'azione? Le scene d'azione le fanno Favijay e Clapis. Ok, un'ultima cosa, che ci salutiamo, nel tuo blog ci sono più donne o più ragazze o più ragazzi? Allora, su YouTube sono metà e metà, quasi precisamente, cioè un 49 e un 51, il 51% ragazze. Su Facebook sono 37% uomini e tutto il resto donne, meglio così.